L'urlo incessante dei 25.000 tifosi baresi nel catino del San Nicola ha rappresentato il vero spettacolo della gara, all'inizio ma soprattutto alla fine della partita col Padova, quando è scattata la festa ufficiale per la promozione in Serie A, che prevede iniziative e manifestazioni per 5 giorni. In città i caroselli di auto imbandierate si sono susseguiti fino a tardi. Per il Bari di Materazzi e Matarrese il ritorno alla Serie A coincide con il lancio di un gioiellino fatto in casa, il 21enne Emiliano Bigica, che oggi per la gioia si è imparruccato alla Gullit. Avevamo già raggiunto la matematica promozione domenica scorsa da Cireale, quindi abbiamo giocato mentalmente liberi. Penso che il Bari abbia fatto una buona partita. In effetti la gara tra Bari e Padova non è stata eccezionale. I veneti, che hanno sentito molto la tensione di un confronto condizionato dal risultato di Firenze, hanno puntato alla vittoria e hanno sfiorato più di un'occasione il gol sia nel primo che nel secondo tempo. Ma è stato il Bari, sornione e pronto a colpire in contropiedi, a segnare per primo con Pedone al 76esimo su corta respinta di Bonaiuti. Il pareggio dei veneti sul rigore 3 minuti dopo per fallo in aria su Franceschetti. Dal dischetto Galderisi ha spiazzato Fontana. A fine gara tanta amarezza nel Padova, ora costretto allo spareggio col Cesena, il DS Piero Aggradi. E se la Fiorentina, non dico avesse fatto il suo dovere, perché sicuramente l'ha fatto, però non avesse perso i 2 punti che ha mai concesso nessuno in casa, non sarebbe successo questo. L'allenatore del Bari Materazzi pensa al prossimo campionato. Ci batteremo, stiamo già lavorando, se si sa, regalia in giro per il mondo a vedere di migliorarsi, per cui ci miglioreremo e faremo una buona squadra.